Buonasera a tutti, ciao ciao. Ciao, allora Antonino, primo tempo, sei soddisfatto di questo primo tempo? Abbiamo detto i primi 20 minuti molto bene, occasione, poi gol, poi un po' pochettino di Milan, diciamo, di flessione, ma di fatto non ha rischiato niente la squadra di Pioli. Beh, sì, sinceramente penso che cioè, abbiamo fatto abbastanza bene. Diciamo che ovviamente il Milan non è una squadra che fa troppo bene con le squadre piccole Sì. di, diciamo, di recente, cioè ci fa meglio una squadra più grande come il Napoli o come la Roma, che infatti le abbiamo battuto. Con lei un po' sta andando bene, importantissimo il bellissimo gol di Kalulu che fa un bellissimo tiro a giro, che sblocca tutto e che ci fa un po' fidarci di poter non ripetere quei sbagli che abbiamo fatto contro l'Udinese, contro lo Spezia, che rimanere 0-0 per un po' o andare sotto. Quindi adesso basta, secondo me, segnare un altro gol, saremo un po' più tranquilli e quindi bene. Comunque, bene la squadra. Non ci hanno fatto quasi nessun pericolo di importante. Quindi, secondo me, sta andando bene. Un bel Rebic ci sta, anche qualcosina in centrocampo mi piacerebbe, perché non ho mai capito perché Pioli gli piace fare giocare a Kessié da 10, quando secondo me è il meno tecnico dei tre centrocampisti. Quindi io preferirei mettere lì a Tonali o Benacer, che hanno più qualità. Vabbè, comunque fa un bel, diciamo, lavoro a livello difensivo. Antonino, invece ti chiedo, Zlatan Ibrahimovic quanto lo faresti giocare? È vero che poi bisogna vedere anche dalle sue condizioni, che magari noi non sappiamo esattamente quanto ha nelle gambe, ma secondo te più o meno a sensazione quanto, perché sicuramente qualche minuto lo metterà, ma quanto giocherà secondo te? Beh, io penso che dipende soprattutto dal risultato, cioè se abbiamo bisogno di segnare tantissimo, allora sì, va bene, direi 30-25 minuti. Secondo me con Ibra dobbiamo capire che non possiamo rischiarlo come se fosse un ragazzino che rientra, perché anche con la gente che era giovane, per esempio come Tomori, che è rientrato e pure è rotto subito, secondo me c'è da andare piano, e soprattutto con Ibra che sappiamo i suoi problemi fisici. Ma sì, ovviamente se siamo sotto al 70, al 70esimo, sicuramente sì, buttalo dentro, ma perché ovviamente andiamo un po' in panico. Ma se la partita rimane così, un po' sotto controllo, siamo sopra di un gol e possiamo anche fare l'altro senza l'aiuto di Ibra fin da subito, va bene, perché ovviamente secondo me c'è da risparmiare energie per le prossime, perché in teoria l'Empoli è una squadra che se sei al Milan lo devi battere. Ma ovviamente sappiamo che ultimamente cioè, ci può fare punti pure lo Spezia o anche Salernitana. Quindi speriamo di farlo giocare poco, che sarebbe il meglio secondo me, per adesso che non è ancora al 100%. Sì, Manfredi. Ciao Antonino, volevo sapere quando hai parlato della tre quarti del Milan, che hai detto più che sì, ci vedrei bene uno tra Benassere e Tonali, mi ha fatto sorridere il fatto che non hai minimamente pensato a Brahim Diaz. Come mai? Sì, cioè allora sul mio canale, beh, diciamo che ovviamente per il mio accento sapete che sono un youtuber del Milan, ma in spagnolo, forse sono il più grande, non sono sicuro, e quindi diciamo che c'è sempre questa conversazione tra i tifosi e me, che se Brahim è il giusto trequartista che il Milan ha bisogno. Io non lo vedo come un trequartista, io lo vedo come un esterno sinistro, magari uno che può giocare dietro la punta, ma non è uno che crea gioco, come potrebbe essere un vero 10 alla, beh, del Piero Totti. Cioè, per me quello è un vero trequartista. Quindi io, secondo me, il Milan non ce l'ha. Capisco che Pioli non vuole cambiare lo schema, perché ormai ha vinto e sta facendo bene con questo da fin subito, quindi non ha senso che cambia, cioè se gli funziona lo continua a usare, ma comunque secondo me lì è il posto che il Milan dovrebbe fare un investimento forte, e lo dico sempre sui video, perché anche la gente, soprattutto beh, la comunità in spagnola, cioè in ispana, lo chiede tantissimo, un 10 vero e anche soprattutto uno forte, perché infatti si parla di Bayrami, questo che sta giocando adesso questa partita, il ragazzo albanese, che beh, ci sta, non è scarso, però secondo me ci serve qualcosa di più importante, perché sono già passati quei anni che facevamo degli acquisti buoni, come potrebbe essere, non lo so, un Messias che beh, ha fatto bene in Crotone, ma adesso secondo
c'è da prendere campioni, ma non troppi, soltanto uno o due, perché ormai la squadra ce l'abbiamo più o meno. Michael? No, mi sorprende questa lucidità di un tifoso rossonero spagnolo nei confronti di Brahim Diaz. Perché vi dico questo? Perché quando il Milan affronta due volte l'Atletico Madrid, quindi vengono a Milano i colleghi, faccio un nome, il Ciringuito, e quando andiamo, sì, in, e quando andiamo in Spagna a Madrid, crack di qui, crack, il crack. E il crack, e adesso non, è, non so che terminologie, non me le ricordo, ma fui sorpreso dall'attenzione mediatica che la Spagna riservò nei confronti di Brahim Diaz. Il crack del Milan e il Diez, ecco, e il Diez, il crack, e io dicevo, ma questi, il Diez, il crack, e per noi è il panchinar, dicevo io. Mi sorprende che Antonino Spagnolo abbia questa lucidità, che condivido, nei confronti di Brahim Diaz, sinceramente. E infatti mi immagino, sì, che tu sul tuo canale tu ne abbia di lotta da fare. Sì, beh, diciamo che io sono, beh, come ho fatto questo canale senza motivi di per fama o per soldi, cioè l'ho fatto sempre naturalmente, cioè dico quello che penso senza poi modificare quello, bravo, che devo dire, perché la gente si incazza, no? Ma comunque, cioè, secondo me Brahim mi piace tantissimo come giocatore, è bravo, cioè uno contro uno lo fa molto bene. E poi, vabbè, non è che sono spagnolo, soltanto parlo la lingua, ma non è che ho un affetto per gli spagnoli più degli altri, tutti per me sono uguali, e a me, cioè, mi importa che il Milan vada bene. Per esempio Casillejo mi sta molto simpatico come persona, e se potrei essere il suo amico lo sarei, ma ovviamente abbiamo bisogno in questo momento di fare una squadra che possa essere a livello del Milan, perché soprattutto noi sappiamo molto bene, cioè quelli che tifiamo da un po', che ogni acquisto sembra il nuovo Messi e il nuovo Cristiano Ronaldo, e poi finisce che non fa niente e va via per il magari gratis o anche a metà prezzo, come giocatori come magari, non so, André Silva o qualcuno così. Quindi secondo me soprattutto dobbiamo mettere a quelli che ce la mettono tutta e che hanno una certa continuità. Per esempio Kalulu per me è un capolavoro di Maldini, perché questo ragazzo si sta prendendo il posto e non so se sarà molto facile da farlo uscire dall'11. Va bene, grazie Antonino, ci sentiamo magari a fine partita allora. Ciao, ti chiedo mille pronostico, risultato, come finisce? 2-0, entra Ibra e segna. Bene, 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 grazie, grazie Antonino. Ragazzi, Antonino mi piace. Sì.